Quanti soldi al mese dedichi al risparmio e quanto ai tuoi desideri? Se non dici ai soldi cosa devono fare, allora non capirai come saranno finiti. Per questo fare budgeting è importante. Forse non sarà sexy, ma è importante. In questo video ti parlo di tre strategie di budgeting in modo che tu possa scegliere la migliore strategia di budgeting per te. Io sono Giusy, trainer di autonomia finanziaria e ti aiuto a gestire al meglio i soldi, risparmiare e guadagnare di più. La prima strategia di budgeting di cui ti parlo è la strategia 50-30-20. In questa strategia il 50% dei tuoi soldi, delle tue entrate, sono dedicati ai tuoi bisogni, il 30% delle tue entrate ai desideri e il 20% al risparmio. Quindi dovrai suddividere le tue spese in queste tre sottocategorie. Per esempio, il 50% ai bisogni, quindi la rata del mutuo, l'affitto, la spesa alimentare, rate dei debiti che hai contratto, e così via. Desideri potrebbe essere un abbonamento in palestra, mangiare fuori, i tuoi hobby. Il 20% dedicato al risparmio potrebbe essere, per esempio, soldi che dedicherai alla creazione del tuo fondo di emergenza, oppure soldi che investirai, oppure ancora soldi per creare il tuo piano pensionistico. Questa strategia di budgeting va bene per quelle persone che vogliono più flessibilità e vogliono avere bene in mente come suddividere le varie spese per capire come regolarsi tra desideri, bisogni e necessità. Per quanto riguarda questa regola, che cosa ne penso io? Allora, questa regola va benissimo per chi non riesce tanto a risparmiare, vuole flessibilità e per quelle persone che devono avere definito in anticipo per evitare di spendere troppo in desideri. Con l'andare del tempo, però, e quando diventerai più bravo a risparmiare, allora puoi modificare queste variabili, queste percentuali del 50, 30, 20 secondo quello che va bene per te. Ovviamente, per quanto riguarda il risparmio, il 20% non deve diminuire, ok? Perché altrimenti non avrebbe senso, quindi può solo aumentare o rimanere uguale. E puoi giostrare, puoi un po' modificare le altre variabili o, se diventi molto bravo, anche modificare al rialzo il 20% del risparmio, per esempio il 25% di risparmio, o se incominci a guadagnare molto di più di quello che guadagni adesso, potresti pensare di risparmiare il 30%, perché non hai bisogno di aumentare all'infinito, per esempio, i tuoi desideri, perché già avevi un buon budget da dedicare. Dipende un po' da te, quindi puoi modificare queste variabili, però nello stesso tempo devi definirle bene secondo le tue necessità e non abbassare la soglia del risparmio. La seconda strategia di budgeting di cui ti parlo è la strategia zero-based budgeting. Secondo questa strategia, ogni euro ha un lavoro e se ti rimane un extra sarà comunque dedicato al risparmio in modo tale che tutte le entrate meno le spese sia uguale a zero. In questo modo hai pieno controllo dei tuoi soldi, sai sempre che lavoro faranno per te. Questa strategia di budgeting è ottima per coloro che vogliono aumentare i propri risparmi o far crescere il proprio portafoglio. Quindi, se per esempio sei una persona che già sa risparmiare, vuole aumentare il proprio risparmio o aumentare i soldi che investe, questa strategia fa al caso tuo. Questa strategia inoltre è ottima se hai dei debiti che vuoi ripagare. Ok? Perché dai come tra virgolette lavoro una parte dei tuoi soldi quello di ripagare il tuo debito in modo tale che il totale sia sempre zero. La terza strategia di budgeting di cui ti parlo è il cash envelope system. Questo è un sistema visivo. Tramite questo sistema vengono utilizzate delle buste per rendere visivo il sistema di risparmio e per capire esattamente visivamente come stai spendendo dei soldi. Quindi
crei delle buste per categoria di spesa, ok? Come per esempio la spesa alimentare, la spesa per l'affitto e così via. Puoi decidere un po' tu, il mio consiglio è che tu decida in base alle tue spese come suddividere le diverse buste, quante buste creare. Se hai un punto debole, poi puoi decidere di stare più attento a quella determinata busta. Se per esempio i punti deboli nel tuo caso sono le cene fuori, per esempio. Con le carte oggi è più facile spendere più soldi di quelli che vorremmo, quindi questa strategia è ottima per chi vuole migliorare il proprio metodo di risparmio. Se hai problemi di spesa, questa strategia fa per te, perché visivamente puoi capire come stai spendendo i tuoi soldi. Poi se diventi bravo puoi modificare la tua strategia di budget o modificarla un po' secondo le tue esigenze. Questa strategia mi piace perché molte volte spendiamo tanti soldi senza rendercene conto, invece vedendo materialmente che li stiamo utilizzando è molto molto più facile risparmiare. Fammi sapere tu adesso quale di queste strategie utilizzerai o stai utilizzando, e se conoscevi tutte e tre le strategie di budgeting o quale conoscevi. In descrizione al mio video trovi il link per scaricare la mia guida gratuita per gestire al meglio i tuoi soldi. Se questo video ti è stato utile, lasciami un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!